Visto che lei non ha bisogno di presentazioni, io andrei subito al sodo. Quello che viene mostrato al pubblico all'interno di un programma televisivo spesso è da una mezz'ora a un massimo di un'ora e mezza di contenuti, ma il tempo necessario per ricercare i contenuti e prepararli... I tempi sono molto diversi, dipende dalla tipologia del programma. Ci sono programmi relativamente brevi che richiedono molto tempo, altri anche lunghi che richiedono tempi di realtà. Io per esempio ho fatto a un certo periodo della mia vita, quando ero corrispondente a Parigi, ho sposato tre principesse, nel senso che ho fatto queste telecronache interminabili di ore. Quelle si fanno molto in fretta. Arrivavo il giorno prima, perché avevo sposato Margaret d'Inghilterra, Paola del Belgio e Beatrice d'Olanda. Quelle sono cose un po' faticose, perché può succedere di tutto nella diretta, però sono cose che si fanno tre ore in tre ore. Okay. Alle volte si va a fare, per fare 10 minuti ci vuole molto tempo. Le cose che richiedono più tempo per me sono quegli speciali che abbiamo fatto in serie che riguardano in particolare i personaggi. E allora lì bisogna studiare la storia delle persone per cercare, andare a trovare tutti i luoghi, gli oggetti che possono ruotare. E quello è un lavoro certosino che prende molto tempo. Poi c'è l'altro aspetto di cui io ho sempre parlato poco, che è quello del cronista, perché io prima di fare questo mestiere ho fatto qui a Torino il cronista al giornale radio, poi l'inviato, il corrispondente. Ecco, allora lì bisognava lavorare sul tamburo molto rapidamente. Ricordo che la difficoltà maggiore che ho avuto è fare un minutino ogni sera da Bruxelles. E ricordo che avevo questa angoscia che mi è durata poi anche come un sogno ricorrente. Andavo davanti al microfono, non sapevo cosa dire. E quel minuto lì mi costava più delle tre ore. Certo. Ok, ricollegandoci a questo, le potremmo chiedere se ha trovato un qualche modo affidabile per scegliere gli argomenti, proprio anche pensando a quanto sono aumentate al giorno d'oggi le ricerche. Ma di quello che succede, è successo a me per tanti anni, parlo soprattutto di documentari, di speciali, che e anche dei libri. E ogni volta che si affronta un argomento si scoprono tante cose che valgono altri argomenti. È un po' una catena. Io ricordo quando ho fatto il primo libro, il primo programma televisivo sul un po' la genetica, le influenze relative della genetica e dell'ambiente. E lì si scoprono mille cose. Il secondo libro che ho fatto era La nascita della mente, da 0 a 3 anni. Insomma, e lì ogni cosa porta un'altra. Quindi la scelta degli argomenti è legata anche all'interesse che può avere per il pubblico, perché certo, noi non dobbiamo dimenticare che lo scopo della divulgazione è quello sì di spiegare le cose, ma specialmente per quanto mi riguarda, è di parlare di mentalità scientifica, di metodo, far amare la scienza, far capire l'importanza della ricerca, quindi di finanziarla. Ecco, quindi sono varie cose che si intrecciano. Allora, a quel punto però devi farlo bene, devi farlo in modo che la gente venga, l'ascolti e che questo messaggio non sia una predica, ma qualche cosa che esce spontaneamente e che lui incorpora. Ecco, quindi sono tutte cose intrecciate. Direi che lei ci è sempre riuscito bene, quindi... Quello, diciamo, lei sa, io l'ho raccontato qualche volta, ma effettivamente questo è un punto interessante, e lo scrivo anche nel mio libro. Io non mi sono mai accontentato di quello che facevo. Parlo dei libri in particolare, ma lo facevo anche nei programmi televisivi e nei testi. C'è sempre modo di migliorare un testo, di inserire un esempio, di andare a verificare un dato e arricchirlo, di migliorare anche la parte letteraria, perché io sono musicista, quello che scrivo deve avere una sua musicalità, sia quando lo parlo, ma anche quando lo scrivo, perché non basta raccontare le cose anche
spiegarle bene. Il pubblico deve in qualche modo essere preso dal racconto, dal modo anche di dire le cose. Ecco, la divulgazione, se la si va a sezionare con un'autopsia, si vede che è composta da tante cose che poi vanno insieme. E come le dicevo, mai accontentarsi. Se io, lei vedesse il cestino della carta quando io scrivo nei testi, è piena di cose completamente rifatte, ogni volta cancellate, poi io scrivo a mano, perché è la cosa migliore quando uno deve cancellare e inserire, anziché ti si fa un fumetto e arriva nel posto giusto. Poi ho una dattilografa fantastica, in 5 minuti mi dà tutto corretto e pulito. Però la regola è quella di non accontentarsi mai. Essere autocritici in questo lavoro è una grande risorsa. Certo, grazie. Il mio episodio preferito di Quark o di Super Quark, visto che noi sicuramente abbiamo i nostri episodi preferiti, okay, ma il suo episodio preferito? Un episodio di Super Quark. Ma vedi, per esempio, ce n'è uno, e l'ho raccontato anche in questi libri di biografia, non l'avevo mai detto, perché riguardava una persona, era una cosa, non c'era niente animale. Ma era proprio la prima serie che facevo di scienza. E uno dei documentari di questa serie di 10 puntate era dedicata al sistema nervoso. E ero andato un po' in giro in tutti i paesi per fare questa, in particolare negli Stati Uniti, dove mi avevano segnalato uno studio molto interessante fatto in Italia da Rita Levi Montalcini, che allora era conosciuta nell'ambiente scientifico, ma non aveva il primo nome e non veniva intervistato solitamente come è avvenuto poi dopo. Allora ho telefonato, ho preso l'appuntamento e le ho spiegato che stavo facendo un documentario sul sistema nervoso e volevo appunto intervistarla sul suo fattore di crescita nervoso, perché lei ha trovato una sostanza che permette, cosa che prima non si pensava, di poter far crescere le cellule nervose. Gli ho spiegato quello che stavo preparando con tutti i nomi dei personaggi che avevo intervistato. Lei era molto contenta perché erano persone tutte di qualità. E gli ho spiegato che c'erano varie cose che avrei detto, tra cui questa del sistema nervoso, alla quale pensavo di dedicare circa 3 minuti. 3 minuti. Mi guarda con lo sguardo gelido, ma non basterà mezz'ora. E io ho detto, guarda, il documentario dura 55 minuti. Beh, sarebbe squilibrato. Si è alzato e mi ha dato la mano e mi ha congedato. E questo è stato, io ero molto imbarazzato. Allora, gli scienziati, in televisione non c'era un documentario di scienza. Non avevano l'abitudine a vedere che un documentario dà l'idea di un problema, di un concetto e dà delle informazioni che sono più parzializzate, ma che si inseriscono in un discorso d'insieme che cerca di dare l'idea di un problema. E quindi come faceva nelle conferenze, andava a raccontare le sue cose nei tempi giusti della scienza. E la cosa quindi mostra come in realtà la divulgazione scientifica, parliamo degli anni, inizio degli anni 70, fosse ancora un oggetto misterioso per tanti scienziati. Ma è successo questo, che poco tempo dopo l'ho rincontrata casualmente in una stazione ferroviaria, e lei mi ha detto, ah, senta, io sono in debito con lei perché ho visto il programma, io ho letto anche il suo libro, quindi mi spiace, ho capito quello che intendeva, e da allora siamo stati amicissimi. Ma per dirle che a volte all'inizio non era così scontato il fatto di fare divulgazione nei tempi e nei modi che si fa oggi. La prima fase in cui un divulgatore, diciamo, cerca di costruire il proprio seguito, il proprio pubblico, trovare, diciamo, la propria nicchia, spesso è la parte più difficile. Dal suo punto di vista, lei come ha fatto a
formare il pubblico nel primo periodo e se nel tempo trova che sia cambiato, si sia evoluto in un certo modo particolare? Guarda, io mi sono convinto subito di una cosa molto semplice, ma anche difficile da portare. Che c'è una alta percentuale di persone che sono curiose, che vogliono sapere. La scienza è una cosa fantastica, perché è la conoscenza. È qualunque cosa, un fiore, un animale, un legno, se uno lo racconta in un certo modo, le persone rimangono incantate ad ascoltarti. Ci sono scienziati anche che sanno fare queste cose, allora poche, oggi un po' di più. Ma allora qual è la chiave per entrare nella mente e anche nel cuore delle persone, nel senso che poi si affezioni? È quella di essere chiari, naturalmente, ma non basta essere chiari, bisogna essere possibilmente avvincenti, bisogna essere interessanti e avvincenti. Pensa, spesso si dice, ah, quello lì gli entra di qua, gli esce di là. È vero, perché in mezzo c'è una parte del cervello che si chiama sistema limbico, proprio tra le due orecchie, e se non viene attivato non si memorizza, non si accende il cervello. E quella zona lì è quella dove si trova l'ippocampo, ma si trovano altre strutture che sono quelle che dicono sì, no, è come dire un termostato, mandano su delle sostanze che sono quelle che fanno crescere delle proteine, dei rametti che formano poi le memorie. Cioè è un meccanismo quasi automatico, io lo dico anche in televisione, se si accende a domicilio del telespettatore non solo il televisore ma anche il cervello, allora la comunicazione passa, allora la gente lo vede, lo dice magari, hai visto quel programma? Lo sai che? E la prossima volta torna. Capisco che sul blog è molto più difficile perché i canali televisivi sono pochi, i blog sono un oceano, ed è per questo che lo sapete molto bene che sul web sono le cose più strampalate o emotive o polemiche che escono fuori, e questa è la difficoltà della scienza, perché la scienza non ha questi tipi di, non può dare questi tipi di emozioni polemiche eccetera. La scienza dà delle emozioni intellettuali, però guardi che io l'ho visto, il pubblico che ci segue è non solo un pubblico di persone che hanno un certo livello di istruzione, ci sono delle persone che hanno molta poca istruzione, ma siccome è chiara la cosa e descritta nel miglior modo, vengono e sono vinti. Però, diciamo, tutte queste persone hanno una cosa in comune, sono persone solitamente curiosi e intelligenti, e le due cose fanno molto spesso insieme. Mi collego al ruolo del CICAP in Italia. Secondo noi al momento ce n'è veramente tanto bisogno, come ce n'è stato in passato e probabilmente ce ne sarà ancora in futuro. Il problema è, secondo lei, quanto effettivamente si riesce a raggiungere quella fascia di popolazione particolarmente dubbiosa, particolarmente scettica? Guardi, la stupidità umana durerà per sempre. Quindi non si può pensare di sanare tutto. Quello che noi abbiamo fatto in tanti anni, e le assicuro che da quando abbiamo cominciato a fare la nostra azione di promozione del buon senso, che poi è questo, perché quando si parla di razionalità, sì, la razionalità è il buon senso. Dell'altro qualcuno ha detto giustamente che la scienza è la forma più alta di buon senso. Ebbene, abbiamo convinto tante persone, però è evidente che ci sono altre che sono irrecuperabili. L'importante è che ci sia questa fiammella accesa. Guardi, c'è una cosa molto curiosa, che quando io scrissi il libro Viaggio nel mondo del paranormale, ci fu un tale che mi fece su una rivista di parapsicologia antica che si chiamava Luci Ombra.
mi fece una critica di 40 pagine. Però la cosa interessante è che era fatta molto bene. Cioè questo signore era andato a recuperare tutto quello che aveva detto e mi contestava parola per parola, frase per frase, documentando. Allora lì è l'unica volta che mi sono divertito a fare una controreplica di 40 pagine anch'io. Lei sa qual è stato il risultato? E adesso questa persona è iscritta al CICAP. Perfetto. Allora questa per me è la più grande soddisfazione quando si dice certo. Ma far cambiare la testa a uno che è così convinto che addirittura ti spara addosso per 40 pagine e poi tu cerchi di spiegargli guarda che stai sbagliando, e questo molto intelligentemente ha dato prova di grande intelligenza anche di avere dei valori forti, come dire io se sbaglio mi correggo. E questa storia non è mai stata raccontata, però uscirà tra breve. CICAP ha acquisito dalla Mondadori i diritti di questo libro, che uscirà con questa e con tante altre storie che sono avvenute nel frattempo. Quello è stato un caso un po' eccezionale. Però devo anche dire che per quanto riguarda tutti i centri di parapsicologia che esistevano in Italia all'epoca, quella roba lì non esiste più. La parapsicologia, la premonizione, le carte Zener, è stata un po' demolita, certo. da questo, non solo dal libro, ma da tutto quello che è venuto dopo, perché poi CICAP ha prodotto tantissime altre cose, di volumi, di articoli, di libri, e quindi questa azione c'è stata. Certamente, sai cos'è secondo me? Che nel web vengono fuori tante cose, ma se si va a vedere, le persone sono poche, relativamente, ma sembrano tante. Se si tocca la salute è diverso, perché lì parliamo non più di fenomeni paranormali, parliamo di persone che hanno malattie o paura di malattie, quindi facilmente si lasciano convincere da guaritori. Da un amico mi telefona, che non sentivo da tantissimo tempo, professore di genetica, e dice: senti, io ho tumore con metastasi, ho cominciato a ricerca, adesso ce l'ho dappertutto. Mi dai l'indirizzo o un contatto di Di Bella? Ma cosa vuoi che faccia alla mia situazione? E lui era in un precipizio e si attaccava i fili d'erba. Persino uno che dice: guarda, poi lo so, ma sta statina l'abbiamo studiata anche noi, lo so che è troppo, però io devo fare qualcosa, ho bisogno. E tutti questi guaritori, veggenti, questi partici, hanno un pubblico di gente che non sa che fare. I medici dice: guardi, purtroppo non c'è niente da fare. E allora quello dice: però proviamo anche questo. Ma sul piano, diciamo, scientifico, per così dire, perché la parapsicologia si presentava come una nuova scienza, questo è stato demolito proprio, se non proprio azzerato, per intanto certo. Le cose vengono fuori. Questa azione qui del CICAP è stata veramente distruttiva. Perfetto, un buon esatto. C'è speranza. A scuola si insegna matematica, fisica, biologia, chimica, ma non si insegna la scienza. Non si insegna il metodo della scienza, l'etica, quanto è pervasiva nella società, nell'economia. Allora, se non insegna la scienza, non so se avete letto, ma io adesso ho avuto una grande soddisfazione perché una mia vecchia idea finalmente è stata realizzata, ed è quella del Politecnico, di questo costruire il futuro. E lì, cioè l'idea era, siccome si parla solo del passato a scuola, almeno io quando ho fatto il liceo classico, da segno,
storia, storia della filosofia, storia dell'arte, greco, latino, letteratura e poi le materie scientifiche. E ci sono quindi 400 studenti scelti tra i migliori del Politecnico e dei licei che hanno accettato la prima condizione di seguire questo corso esterno alla scuola. Sono 30 lezioni di un'ora, accorpate due alla volta per ogni incontro, dove viene gente di primissimo ordine a raccontare, non sono professori, sono persone che sono dentro o le istituzioni, ma soprattutto il mondo della scienza, del lavoro, persone che verrà il ragioniere generale dello Stato a spiegare deficit, debito pubblico. Io me ne sono occupato in vari programmi che ho fatto, ma è come una famiglia che continua a fare debiti e deve pagare un mare di interessi. Noi adesso non solo all'ultima cifra, ma paghiamo 70-80 miliardi l'anno di euro di interessi, con i quali potremmo fare cose fantastiche, anche perché saranno questi giovani a essere la classe dirigente di domani. Sono i minori più brillanti, quelli che escono dai licei, dall'università. E quindi, per tornare al discorso della scienza e della credenza, poi c'è un aspetto, però anche Garattini a parlare di queste cose, Tito Boeri. Io tra l'altro ho scritto un libro che si intitola proprio Cosa serve la politica. C'è un concetto che non viene percepito, che nei millenni, nei secoli, la politica non ha mai prodotto ricchezza. Tutti sono rimasti poveri, analfabeti, malati, con una mortalità altissima. Qualunque politica non ha cambiato oggi. Cosa ha cambiato oggi? La scienza che ha prodotto la tecnologia e gli imprenditori e il mondo del lavoro. Sono queste cose, e l'educazione, ma sono molto legate tra loro. Non la politica. La politica gestisce e distribuisce ricchezza. E ha un ruolo se mantiene questa macchina attiva che produce ricchezza.